Situazione molto interessante. Queste fragili sorelle saranno presto rivendicate dalla luce. A meno che non lo facciamo prima noi. Parleremo di un cataclisma alla più astuta fra loro. Una profezia di immensa perdita. Ne alimenteremo la paura. L'orgoglio. Diremo... Giovane Satona. Si avvicina alla fine. Un grande cataclisma. Un'onda divina. Nel cielo è solo morte. Ma la salvezza alberga nel profondo. Conduci laggiù le tue sorelle. La tua astuzia ne risparmierà le mie vite. E tu rilascerai la megera regina. Una bugia. L'alveare fu ingannato. Così hanno mentito alla dea della menzogna dell'alveare. Questo cambia tutto. Beh, non tutto. Dobbiamo comunque impedire a Savathun di isolare il viaggiatore. Il rituale è già cominciato. Bisogna agire subito. Savathun sarà anche di diritto una prescelta dal viaggiatore, ma ricorre ancora ai trucchi che ha imparato dal testimone. Porta il famiglio alla fortezza di Savathun. Io verrò appena mi sarò ripresa. Aspetta la fase centrale del rituale, poi libera il ricordo. Dovrebbe bastare a destabilizzare il tutto e a farle perdere la presa sul viaggiatore. Ricorda, guardiana, la strategia di Savathun si basa sul saperne più degli altri. Sulla sua capacità di mentire e seminare confusione. Ma ora possiamo cambiare le carte in tavola. Ok. Il viaggiatore. Ikora, il viaggiatore è già qui. Temo che siamo arrivati tardi. Siamo nel regno della dea dell'inganno. Le cose non sono mai come sembrano. Non è troppo tardi. Lo sento. Porca troia. Ecco cosa serve quella cupola, mantenere lui. Quella conca lì, quella specie di arena da gladiatore, serve a quello. A tenerlo poi bloccato qua. Vedere cosa sta facendo Savathun. Perché non ne porta via la luce? Perché lascia che succeda? Non lo so. Forse non lo sapremo mai. Ma sappiamo cosa dobbiamo fare per proteggere l'ultima città. Fermate il rituale. Proteggete il nostro legame con la luce. L'umanità ha bisogno di voi due. Orde di infami si stanno ammassando alla fortezza per via del rituale. L'alveare sta richiamando ingenti rinforzi dal portale. Barreranno la strada per la fortezza. Tenete a bada infami e alveare quanto più potete e lasciate a me il portale. Sto arrivando. Ok. Fase finale. Facciamo il macello. Porca tra i questi li vedo con la spada. Fanno male.
Ok. Va bene. Ora prendi questa, che ti devo dire. Cazzo, che male. Te ho ucciso a me, ha fatto quasi. Orca puttana. Perché non vedo la vita di questo stronzo? Adesso ci penso io. Dale. Vai avanti, io attirerò il fuoco. L'unica cosa importante ora è il viaggiatore. Qualsiasi cosa tu senta o veda, non lasciare che ti distragga dal fermare il rituale. Vai, 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 che ci ha aperto la porta ancora. L'animazione comunque dell'orco non era tanto carina. La nuova è trapassata, non gli esplosa addosso. Gli infami stanno arrivando a centinaia. Il rituale starà crescendo in potenza. Ricorda il piano, guardiana. Ferma il rituale con qualunque mezzo. Senza la luce, l'ultima città è totalmente indifesa. Una foto? Io tanto. Ok. Figlio di puttana con la super. Con l'abilità come la nostra. Ha fatto vai. Stanno officiando il rituale in cima alla fortezza. Dobbiamo riuscire a salire. Come? Scendere. Bene, siamo limitati qui. Allora, c'è per zona, quindi se tu vai di qua vengo insieme a te. Dobbiamo prendere la palla. Che dovrebbe lasciare qualcuno. Infatti ci mandava su. Sembrava strano che non ci fosse niente. Eccolo lì, che sentivo quel cazzo di occhio bastardo. Occhio. Occhio all'occhio. Dio all'occhio. Niente, non è arrivato al destinatario. Flip. Basta, muoviti, muori. Uno cristallo giù. Ok, rispondete alla merda. Quindi bisogna trovare la porta con questi. No, no. Queste non sono. Già queste che ho visto qua laterali non c'erano. Trovata. Arrivo. Allora era il tentativo prossimo che dovevo fare io. Ok. Cazzo. E sorridi. Ridi. Ridi che ride bene, che ride ultimo, maledetta. Sorry, me l'hai ricordato dopo, io me lo sto stradimenticando. Il mio cervello ha detto uccidi, 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 uccidi. Che bello sto posto.
difensore. Sei tornata. Che sorpresa. Scherzavo. Questo trono mondo è indistinguibile dalla mia mente, guardiana. Ogni passo fatto, ogni proiettile sparato, ogni pensiero sussurrato, li conservo e li conto tutti. Ricordatelo. Va. Vieni. Figata a sto posto. Ascensore così. Ma? Ah? Ah no, si è stoppato per un attimo. Ok. Oh, questo è il pezzo del video dove i guardiani passavano qua, c'era la campana. Sì. Con sti occhi. Ferma, ferma, ferma. Figata. No, è fatto apposta. Non ci acchiappa. Se fai così, sì, ti acchiappa. Sono lieta che tu sia qui e possa vedere. Andiamo! Ah! Dai, 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 lanciamo. La fame, coglione! È il suo spettro. No. Possiamo, no? L'ho fatto apposta. Concessioni. Mi credi stupido? Tu e la tua famiglia avete ucciso i miei amici. Ricordo Oryx e i corrotti. Ricordo cosa hai fatto agli insonni e alla città sognante. Non scorderò mai ciò che è successo a Sagira, a Osiride. Preferirei morire piuttosto che aiutare l'alveare. Nice. Lo sapevo. Infatti mi sono strallontanato da sta roba. No, mi sono messo dietro il riparo. Che diversa cosa. Perché non gli stiamo facendo danno? Cioè questa è la domanda principale.
Non sto vedendo la vita scendere. No, infatti lo sta chiedendo anche lui. Dobbiamo riattivare il portale per accedere all'altare della memoria. Mostrarle la verità non la fermerà. Ma ci proveremo. Guardiano a terra. Andare qua. Ok, entriamo. Orca troia. Un incantesimo. Sabaton tesse una tela attorno al viaggiatore. Dobbiamo liberarlo. Le catene vengono da quelle torri. Bene. Trova un modo per raggiungerle. Le porte sono fattibili oppure? Sì, le porte. Ok, torna. Credete di poter fare? Non avete modo di fermare tutto questo. So che va contro la vostra natura, ma potete ancora perdere con dignità. Giammai, maledetta. Mostrali il ricordo, guardiano. Di qua. Queste fragili sorelle saranno presto rivendicate dalla luce. A meno che non lo facciamo prima noi. Cos'è questo? Come hai? Parleremo di un cataclisma alla più astuta fra loro. Una profezia. Immensa perdita. No, no, non è andata così. Il viaggiatore non è mai venuto da noi. Fummo costretti a scegliere il profondo. Come ho fatto a non accorgermene? Così ora volete giocare, eh? Bene, giochiamo. Non lo so, i misteri di questo gioco. No. Ok, immune. C'è la fase adesso di delle tre magliarde, mi sa. Cioè le tre Sabaton, no? Ah, ok, entriamo dentro. È quasi spezzato. Tu vai a uno, io vado all'altra. Tanto si può fare così. Dietro dovrebbe essere la magliarda. C'è un rivela. Esatto. E c'è un percorso parkour davanti. La struttura, o non so dove ce l'hai tu. Ammazza, ammazza, ammazza. Sì. Fatta. Quindi ora sei tu l'esperta. Su di me, sull'alveare, sull'astuzia. È questo che credi davvero? Nice. Ah, lì possiamo far danno. Ok, una fuori. Minchia, 300.
Voilà, gli ho scoppiato con l'ago e filo. Minchia, ma st'arma è ancora utile. Un attimo, prima che esca. Mi alimenteremo la paura. L'orgoglio. Vai avanti allora. Conosci così tanto? Dimmi chi sono. Oh merda. Questa è la bolla del titano. Guardiano a terra. Come fa a essere così Quanto? Forte? Ok. Guardiano a terra. Sorry, l'ho instigata io. Basta. Con chi ho ancora danno? Che parto, Cristo. Interessante, vero? Ho sbagliato i calcoli. Nei confronti del tuo viaggiatore, da non permettermi di tenerlo al sicuro. Ma il testimone sta arrivando. La mano passa a te. Decidi tu se vincere o perdere. Puoi non dire che non ti avevo avvertito. No. Dov'è finito il suo spettro? Guardiana, ho appena saputo. E il viaggiatore è tornato nell'ultima città. È fatta. Savathun è... È morta. Ma il suo spettro è fuggito. Ci accontenteremo. Mantieni la posizione. Gli occulti verranno a recuperare i resti. Ottimo lavoro, Guardiana. Hai fatto la cosa giusta. E ora? Ora ci prepariamo al testimone. E impediamo il prossimo crollo.
Avrai senza dubbio sentito le storie in cui il male sconfitto, il cielo si spalanca e fa splendere la pace sull'umanità. Savathun è morta. Ciò nonostante, nulla di ciò sta accadendo. Al contrario, Immaru è vivo e ordisce il suo ritorno, mentre gli infami e l'alveare lottano per la supremazia sul trono mondo. E tra le stelle, questo testimone si trastulla con noi, preparandosi a finire ciò che è iniziato molto tempo fa. Continuo a ripetermi che già una volta abbiamo scongiurato l'estinzione. Devo credere che ci riusciremo ancora. Lo crede anche Marasov, regina degli insonni, motivo per cui è qui e chiede di vederti. Non sarei propensa ad affiancarti a una persona così imprevedibile, ma ora ci serve il suo sostegno più che mai. Va, aiuta la regina. Potrebbe rivelarsi la nostra alleata più preziosa nella guerra imminente. Ok. Questo è... il parassita che ammorbava la megera regina stessa. Regina Mara, è bello vederti. Non indugiamo inconvenevoli. Questo parassita bussa alla porta della morte. A cosa ci serve il verme morente di Savathun? Questo parassita è un'opportunità di imparare dal più grave fallimento dell'umanità. Il nostro crollo. Ma non solo nostro. Quel giorno fu un fallimento anche per lui. Stai bene? Sì. Come dicevo, il nostro crollo fu un fallimento anche per il testimone e i suoi seguaci. Inclusa Savathun. Savathun era presente. Per conto del testimone. Ma qualcosa impedì la fine dell'umanità. Qualcosa di noto a Savathun e... al suo verme. Ha bisogno di forza e un nuovo ospite per sopravvivere, per divulgare i suoi segreti. Ma è una condanna a morte. Per i più lo è, ma per la regina degli insonni vale il rischio. Va bene. Cosa cazzo sta succedendo in questo DLC?